Sono Ornella Brunelli, studiosa di divinazione, cartomanzia, tarocchi, esoterismo e tanti altri argomenti. Il nostro punto di incontro è la carta dell'imperatrice, collegata al numero 3, ma è la quarta carta partendo dallo zero. L'imperatrice simboleggia un'intelligenza fortissima, è figlia di potenti. Dietro alcune carte, perché non tutti i mazzi portano questo simbolo, ci sono 9 astri. Sono collegati ai simboli della gestazione, della gravidanza umana. L'imperatrice ha una corona lieve, è collegata anche al simbolo della papessa, ma con colori meno intensi. Sono più soft, più leggeri. In mano, soprattutto se guardiamo proprio i particolari, la mano sinistra ha uno scettro, la mano destra ha uno scudo che indica la spiritualità, simboleggia una grande aquila. Si intravede in un lato un giglio, che il giglio simboleggia la purezza. È seduta su una pietra cubica e col piede sinistro appoggia su una sfera. La sfera è collegata alla luna. L'imperatrice indica azione, indica potenza, ma sul piano attivo, sul piano anche intellettuale, fisico e psichico. È collegata a tutto ciò che germina e cresce, compreso la crescita dell'agricoltura e compresa la crescita degli animali che naturalmente crescono bene. Se la usiamo in divinazione e scende la carta dell'imperatrice, per il consultante indica gioia, benessere, una figura femminile che porta solo positività e cose buone. Ogni carta, ogni lama, ogni tarocco arcano maggiore ha circa un 500 significati, di conseguenza in un piccolo spazio è impossibile elencarli tutti, però la sintesi della situazione è sicuramente positività e benessere. Mentre invece, se questa carta scende rovesciata, segnala una figura eccessiva. Potrebbe essere una persona egocentrica o troppo civetta, una persona che usa l'ambiguità nella modalità di rapportarsi. Se il veggente, il lettore, dice che potrebbe essere un'amica a questa linea, mentre invece se segnala la consultante dà un consiglio per ridimensionare un po' il comportamento eccessivo. Usando la carta dell'imperatrice nella meditazione ed entrando con tutta la forza nell'interiorità dell'imperatrice, è legata alla bellezza e a tutto ciò che collega il bello dell'universo. Se volete saperne di più, il mio numero di telefono è in sovraimpressione. Sono veggente, sensitiva, leggo i tarocchi, sono studiosa e faccio tante altre cose. Grazie della vostra attenzione, da Ornella Brunelli.